anno è iniziato. Ognuno di noi è tornato alle proprie attività dopo le vacanze di Natale trascorse in famiglia. Per il nostro campus, quello di gennaio è un mese importante perché ci prepariamo a festeggiare la nostra fondatrice, Santa Paola Elisabetta Cerioli. Nelle prossime settimane vi racconteremo attraverso le nostre voci la storia di questa donna che ci guida in tutte le nostre scelte. Sentiamo subito la testimonianza della maestra delle Lamenta. Vi racconto la storia della Santa Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia e del nostro campus. Perché proprio io? Perché abito a Villa Campania, paese dove Santa Paola Elisabetta aveva la sua residenza estiva. Qui, esattamente il 3 novembre 1863, è stata avviata la prima comunità maschile della Congregazione. E per quasi un secolo i religiosi portarono avanti il carisma della santa attraverso l'educazione e l'istruzione di giovani orfani senza avvenire. Per capire come questo sia potuto succedere, dobbiamo fare un passo indietro e chiederci come e dove la storia ha avuto inizio. Paola Elisabetta nasce a Soncino nel 1816 dalla ricca famiglia Cerioli. La sua infanzia trascorre serena tra le mura del suo palazzo di Soncino, ma come tutte le ragazze benestanti del tempo, frequenta la scuola nel collegio di Alzano Lombardo, dove riceve una rigida istruzione. Al termine degli studi, per volontà dei genitori, si trasferisce a Comonte, dove sposa un ricco uomo di molti anni più anziano, dal quale ha 4 figli. La vita di questa donna straordinaria a questo punto incontra un momento di buio, la morte dei suoi figli e successivamente anche del marito. Paola Elisabetta si ritrova in un grande palazzo e da sola, e le parole del figlio Carlino continuamente risuonano nella sua mente: Mamma, non piangere, avrai altri figli. Così Santa Paola Elisabetta comincia a realizzare la sua volontà di essere nuovamente madre e apre le porte del suo palazzo ai tanti poveri che all'epoca bussavano per chiedere un pezzo di pane e in particolare si dedica agli orfani. Da donna lungimirante qual era, vuole costruire per i suoi piccoli un avvenire. Quindi non si limita a dare loro un cibo, ma si occupa anche della loro mente e del loro spirito, attraverso l'educazione e l'istruzione scolastica, ma anche religiosa. Di questa donna straordinaria mi affascinano 3 aspetti. È stata una donna e una madre attenta, capace di vivere nel tempo storico, andando incontro proprio da protagonista ai bisogni di quell'epoca. È stata anche una donna intelligente, capace di educare e di istruire, perché queste sono le armi vincenti contro la povertà e le povertà. E da ultimo è stata sicuramente una donna di fede. Sapeva vedere il bello in ognuno, sapeva accogliere e posare lo sguardo sulle persone e anche ascoltarle. Era sempre in grado di volgere il suo sguardo e il suo cuore al cielo. Ora veniamo agli appuntamenti della nostra scuola, che sabato 19 gennaio si prepara a vivere il terzo Open Day. Passiamo la parola a Beatrice, che ha intervistato per noi il dirigente scolastico, padre Antonio Consonni, per raccontarci quali saranno le novità del prossimo anno scolastico. Grazie per la linea. Buongiorno padre, è tutto pronto per il prossimo Open Day? Siamo tutti pronti e preparati. E come ogni Open Day è una bella occasione per incontrare i genitori che vogliono garantire una scuola di futuro per i loro figli. Soprattutto siamo anche desiderosi di incontrare quei genitori che non hanno la necessità di iscrivere nella nostra scuola i loro figli, per raccontare loro le nostre pratiche didattiche ed educative. Ci sono delle novità per il prossimo anno? Ci sono tantissime novità, apriremo il cantiere per la nuova scuola secondaria, poi metteremo il bus anche per i bambini della scuola dell'infanzia e per la scuola dell'infanzia avvieremo questo bel progetto di outdoor education,
che è una pedagogia di vita che cerca di utilizzare l'ambiente della natura come ambiente in cui fare scuola. Grazie per la linea, a voi. Nei primi giorni di gennaio c'è stato un incontro tra laici e religiosi della Sacra Famiglia. Per noi a Martinengo c'è il nostro inviato. Sabato 5 gennaio ci siamo trovati a Martinengo per un incontro tra religiosi e laici rappresentanti delle nostre comunità dell'Italia e della Svizzera. Ci troviamo insieme al nostro superiore generale, Padre Gianmarco, e gli chiediamo come è stata vissuta questa giornata. È stata una giornata molto ricca, voluta dalla Consulta Generale, perché siamo sempre più consapevoli che vivere oggi il dono di Santa Paola e Elisabetta è possibile soltanto se lo facciamo insieme tra religiosi, religiose e laici. Quali sono le idee forza che sono emerse da questo dibattito? La corresponsabilità, direi che è stata la linea di forza degli scambi di oggi, che del resto è qualcosa che ci chiede la Chiesa e la società. Il nostro desiderio è che momenti come questi possano continuare ad arricchirci sia come formazione che come scambio di esperienze. Possiamo mantenere una scadenza annuale o biannuale di questi incontri. Grazie. Grazie a voi. A voi la linea. Vi salutiamo con lo scoop dell'anno da Riccardo. E benedette tutto, alla alla prossima prossima settimana. Ciao Nicola. Ciao Ale. Hai saputo lo scoop? Enzo Iacchetti ci ha mandato un video dove ci fa gli auguri di Buon Natale. Certo, lo so, mister, su tutti i social. E ora noi del TG Campus come faremo? Scopriamolo. Guardiamo il video che Enzo Iacchetti ci ha inviato. Allora ragazzi dell'Andreana di Orzi Nuovi, gli insegnanti, i loro genitori, i loro collaboratori, mi avete commosso. Sono contento che la mia canzone vi accompagni in questo Natale e vi faccio tanti, tanti, tanti auguri. Le riprese sono magnifiche e la scena finale è veramente commovente. Grazie di cuore e tanti auguri a tutti. Vi abbraccio, vi voglio bene. Enzino.